Salve ragazzi, un saluto da Pirro Spataro. Che vi avevo detto nel mio precedente video sui pronostici? Ho detto 2-1 per la Juventus, che non era mai facile. Ho azzeccato pure che il Brescia segnava. Andate a rivedere il mio video precedente, ma parliamo della partita. Allora, la partita. Il primo tempo è stato. Sottotono è stato il primo tempo che il Brescia ha giocato bene addirittura nel primo tempo, che abbia meritato anche di segnare un gol, che ho detto che segnava Donnarumma, Alfredo Donnarumma. Poi la Juventus ha pareggiato per un autogol del difensore del Brescia, che è impronunciabile quel nome del difensore centrale. I calci piazzati sono sempre stati pericolosi. Poi arriva il secondo tempo, che ha giocato meglio la Juve rispetto al primo. Cioè, sulla punizione ve ne dobbiamo parlare. La punizione al limite. Dybala tira, va sulla barriera e segna Pjanic. Cioè, incredibile. Un gol da urlo ha fatto Pjanic sulla ribattuta della barriera, che vale il gol vittoria. La Juventus ci ha provato a chiudere la partita con Higuain, poi anche con Bernardeschi, Dybala. Dybala migliore in campo è stato tra i primis. Il peggiore in campo Adrien Rabiot. Non mi convince questo giocatore, questo centrocampista. Anche Szczęsny. Il primo gol preso è stato colpa sua, che era un tiro forte ma centrale, ma forse se l'è ficcata dentro. Ci può stare, dai, un errore del genere. O forse quando è tornato Buffone si è innervosito, Szczęsny. Non pensate queste cose, dai. Allora. Va bene così, tre punti importantissimi, però che sofferenza nel finale. Questa è l'ennesima rimonta che fa la Juventus dopo Juventus-Verona. Ma c'è ancora da migliorare. Non so se, per quale motivo Sarri mette sempre fuori Emre Can. Forse non a Sarri non piace Emre Can. Allegri gli era piaciuto Emre Can, perché sono Allegri e Sarri sono due allenatori diversi. E si sa. Però sono tre punti importantissimi. E adesso vediamo domani per i risultati della quinta giornata di Serie A per il turno infrasettimanale. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. E forza Juve! Ciao belli!